Continuano ovviamente quelli che sono i temi legati al mondo della politica, soprattutto in Sicilia. Tanti i temi, ma soprattutto tanti coloro che vogliono mettere in piedi soprattutto delle conclusioni prima di andare poi al voto, ai siciliani che sceglieranno chi dovrà governare appunto la Sicilia, e di questo ne vogliamo assolutamente parlare con un ospite. Lo ringraziamo come sempre per essere qui, ovvero il sindaco di Messina, Cateno De Luca. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a tutti voi, grazie per il mio invito, grazie. Grazie sempre a lei per esserci, ma soprattutto per come dicevamo qualche secondo fa, i siciliani devono cominciare a togliersi dei dubbi, devono cominciare ad avere ancora di più quel senso di dovere per scegliere una nuova guida, ovviamente alla regione, e per cambiare qualcosa sicuramente, per migliorare quando sono dei cambiamenti o quando si vuole proseguire su alcune strade. Questo starà poi a noi decidere. Però oggi per lei inizia anche una nuova pagina per la Sicilia in vista delle elezioni regionali del prossimo anno, oggi, sindaco. Assolutamente sì, e vado subito al dunque della questione. In genere le campagne elettorali si trasformano come il grande festival delle minchiate, perché in un mese gli elettori vengono bombardati da tutta una serie di messaggi, ognuno fa la gara a chi la farà più grossa. E vado a rispondere anche alla domanda che mi viene formulata continuamente: ma De Luca, inizi la campagna elettorale un anno prima? Certo, come ho fatto a Messina. Io ho iniziato la mia campagna elettorale a Messina l'1 d'aprile del 2017, si votava il 10 giugno del 2018. Ora apro la campagna elettorale, si voterà a novembre del 2022, ma io voglio arrivare a quell'appuntamento dando la possibilità ai siciliani di conoscere le mie idee sul governo della Sicilia, le soluzioni, oltre alla radiografia, delle criticità, perché non accetto che le campagne elettorali, scusi la ripetizione, si trasformino poi nel festival delle minchiate. E sfidiamo tutti, oggi parte a Taormina questa strategia che riguarda una visione a tutto campo. Oggi e domani c'è tutto l'arco costituzionale a Taormina a confrontarsi su delle tematiche ben precise, specifiche. Apriremo i fronti di queste tematiche con una nostra radiografia e invitiamo al tavolo rappresentanti della maggioranza, rappresentanti dell'opposizione. Avevamo anche invitato il governo, ma Musumeci ha dato l'ordine ai suoi assessori di non partecipare. Aveva invitato anche Musumeci a confrontarsi con me su tematiche specifiche, ma probabilmente è impegnato in cose molto più importanti. Le riflessioni che vogliono poi anche aprire, no, De Luca, le riflessioni, sì, quelle vere, quelle profonde, di una Sicilia che non vuole sentire, come ha detto lei, e quindi mi permetto semplicemente di sottolineare questo aspetto, più le minchiate, perché ormai la Sicilia non vuole vivere più di minchiate. È logico, d'altronde c'è stato tutto l'arco costituzionale che negli ultimi due mandati, negli ultimi 10 anni, ha stuprato la Sicilia. Quindi sentirle da destra, sentirle da sinistra, il risultato non è cambiato. Ecco dove parte un ragionamento molto semplice. Io non ho pregiudizi nei confronti di nessuno. Pongo dei temi, pongo dei paletti, e soprattutto dico: non consento il riciclaggio politico. Chi ha governato la Sicilia in questi 10 anni, nei vari ruoli, che è stato nelle giunte di Crocetta, nelle giunte di Musumeci, non può pensare di ritornare ancora a sgovernare attraverso magari operazioni di trasformismo politico, perché quelli sono purtroppo i personaggi che di professione
non fanno altro che fanno i cosiddetti poltronisti, cioè il loro obiettivo è avere il culo sempre incollato su una sedia, dopodiché il risultato che produce quella posizione non gliene frega niente. L'ho detto e lo ribadisco, pensavamo che Crocetta fosse stato una iattura per la Sicilia e i siciliani, invece ci ritroviamo di fronte alla sciagura del governo Musumeci. Cosa si aspetta da questi due giorni a Taormina? Guardi, qua ognuno in questo momento cerca di capire cosa vuole fare Cateno De Luca da grande. E naturalmente questo è intanto l'approccio. Si viene perché? Perché oggi Sicilia Vera, ma intanto dico Cateno De Luca non per accentuare la mia megalomania o egocentrismo, ma perché voglio evidenziare invece un altro aspetto. Quelli che sono in questo momento sondaggi che circolano, che stanno facendo le forze politiche che hanno i soldi per farle, io non ne ho soldi per queste cose e non le faccio. Cosa emerge? Che oggi nel panorama politico siciliano c'è una cosa anomala, che si chiama Cateno De Luca, che viene dato in vari sondaggi in una forbice che va via da 15 al 20%. Ma Cateno De Luca persona, pensate che in questi stessi sondaggi in questo momento il presidente Musumeci viene dato al 24% con la coalizione. Allora dov'è l'anomalia? Che io ancora devo iniziare l'organizzazione sul territorio della mia campagna elettorale, inizierò da oggi, il che significa che questa posizione di Cateno De Luca, che oggi si invece organizzerà sul territorio attraverso Sicilia Vera, è una posizione che dà un risultato certo. Chi oggi non colloquia con Cateno De Luca perde. Questo è un primo dato ed è un dato su cui concordano tutti. È ovvio che tutti si aspettano di sapere da Cateno De Luca cosa farà. Io ho detto chiaramente che voglio fare il presidente della regione siciliana. Sì. Attenzione, non sì, a tutti i costi. Perché? Perché io compromessi a ribasso, la mia storia politica lo testimonia, non ne ho mai fatti, non mi interessa farne e non ne farò. Insomma, è netto questo pensiero. Io dico sempre, sempre questo, l'importante è quando ci sono le idee chiare e i ragionamenti che seguono come sempre anche dalle azioni, e poi alla fine emerge l'uomo, la persona, ovviamente a chi dobbiamo poi alla fine ascoltare, a chi vuole ovviamente dare il proprio contributo, in questo caso per la Sicilia, ma questo secondo me vale sempre per la vita. Invece, per chi volesse seguire le due giornate a Taormina, cosa deve fare? Venire obbligatoriamente a Taormina o potrà seguire da casa? Abbiamo avuto difficoltà, anzi ne approfitto anche di questa occasione, certo, per scusarmi, certo, perché siamo stati veramente subissati da richieste, tante richieste. Abbiamo dovuto fare una piattaforma dove principalmente abbiamo consentito la partecipazione soltanto agli amministratori locali. Ci saranno delle dirette di tutte le i nostri eventi sulla pagina www.siciliavera.com, oltre che ci sarà ci saranno dei resoconti quasi in tempo reale da parte della stampa, che è ben presente proprio per dare uno spaccato di quella che sarà anche la nostra metodologia, perché noi oggi partiamo per un tour che durerà 12 mesi, un tour che riguarderà comunque tutta la Sicilia, in modo tale che ci sia appunto la possibilità di avere prima le idee chiare su chi si propone e di conseguenza evitare poi il bailam classico della campagna elettorale, che non ci appartiene. Noi siamo amministratori, abbiamo una storia di amministrazioni di palazzi municipali con risultati evidenti. Quello intanto è il nostro punto di partenza, e agli altri chiediamo altrettanto. Chi vuol camminare con noi
non si ponga il problema del pregiudizio, non, noi non ne abbiamo, lo stiamo ponendo per ora paletti a destra, a sinistra o al centro, vogliamo uomini e donne che hanno intanto una storia amministrativa da mettere sul tavolo e soprattutto siano disponibili con grande senso di responsabilità a porre la Sicilia sopra i partiti e sopra i classici interessi di bottega. E posso permettermi di aggiungere una cosa, se la condivide, è chiaro, sì. Siamo sempre in diretta e soprattutto non bisogna avere paura, questa paura forse può significare tante cose, o no? Guardi, io di questo ne ho fatto... In generale, lo faccio in generale. Un baluardo di vita, certo che bisogna osare. Quando io ho fatto la scelta di uscire dal Palazzo Dorato di Palazzo dei Normanni, ero stato rieletto deputato e sono ritornato in trincea come sindaco di Messina, sapevo cosa mi aspettava, una città sgovernata da decenni, ho rischiato, sono stato minacciato, sono stato più volte anche sotto controllo da parte delle forze dell'ordine per momenti anche di grande tensione che abbiamo vissuto. Perché? Perché io sono una persona, non sono la persona del mi, o è sì o è no, e soprattutto governo tenendo conto quello che è l'interesse essenziale del palazzo che governo. E allora è ovvio che bisogna essere responsabili, decisionisti e avere il coraggio di mettere in discussione quelle che possono essere visioni immediate di consenso. Io ho fatto scelte impopolari a Messina che oggi, da un punto di vista ormai strutturale, stanno dando risultati incredibili. Lo stesso va fatto alla regione siciliana. Parliamoci chiaramente, questa terra, questa regione siciliana non è stata amministrata più da decenni. Bisogna amministrare e non utilizzare la presidenza della regione semplicemente come un palcoscenico politico che si alla fine esaurisce come attività nel classico comunicato stampa dell'apparire. Bisogna governare, amministrare, che è un concetto ben diverso. È un concetto ben diverso, e dice assolutamente bene. In collegamento telefonico il sindaco di Messina Cadeno De Luca, sappiamo ormai da tempo candidato alla presidenza della regione. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi, un caro saluto a tutti.